a questa 32esima edizione del concorso non si sente. Allora, un secondo. Questa 32esima edizione del concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo, un concorso che torna nel mese di novembre. Questo ha favorito e favorisce la partecipazione numerosa dei tanti cori che quest'oggi faranno davvero della buona musica, della buona coralità, come ci auguriamo e come tutti noi ci aspettiamo. Torna nella chiesa dei Santi Michele e Adriano, anche questa è una novità assoluta, con una chiesa che costruita nell'alto medioevo, ma che nel 1095 ha avuto la sua consacrazione, la sua dedicazione a questi due santi, e in cui potete ammirare questo bellissimo dipinto di Neri di Bicci. Lo dico perché chi non è aretino magari per la prima volta si trova in questo luogo sacro e così potrà ammirare anche le opere che sono all'interno della stessa chiesa. È un'edizione particolare anche perché vede per la prima volta la presidenza nella fondazione del nuovo presidente Slavka Taskova Paoletti, a cui va un grande applauso per questa sua prima assoluta al polifonico. La giuria di questa mattina è composta dai maestri Peter Broadbent, che è anche il presidente di giuria, Luigi Leo, Luigi Marzola, Benedetta Nofri e Cinzia Zanon. La competizione inizierà con la sezione 2, cori di voci bianche, e il primo coro che si presenta è il coro di voci bianche Voce in Canto di Arezzo. Direttore Gianna Ghiori. Il coro eseguirà di Andrea Basevi, Maria Mater Grazie, di Nira Chen, arrangiamento Doren Rao, Dodi Lee, di Piero Caraba, Il vento inventato, e di Sergio Pasteris, Il topino di campagna e La pulce.
far cadere correndo a piè di fiato. Da far cadere, da far cadere, da far cadere, da far cadere.
coro di voci bianche Goccia dopo goccia di Bergamo. Direttori Pietro Vigani e Gianpietro Bocchi. Il coro eseguirà di Francisco Soto nell'apparir del sempiterno sole, di Adam de Antiquis Venetus, senza te sacra regina, di Enrico Mia Roma, Cammello, di Bob Chilcott, Can you hear me? E di John Rutter, The Lord bless you and keep you. Thank you.
I piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina. Direttore Salvina Miano. Il coro eseguirà di Karl Orff Rundadinen, di Alberto Soresina, Il grosso moscone e il piccolo ippopotamo, di Karl Orff Mater et Filia, di Giovanni Pierluigi da Palestrina Esurientes e di Benjamin Britten Gloria dalla Missa Brevis in Do. La 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 la
Un grosso Mosconi sentì un giorno parlare di un piccolo ippopotamo e fece confusione. Lui è piccolo, io no, dunque lo acchiapperò e lo terrò al mio servizio. Che figurone mi farà fare? Mi vedo già passeggiare sotto il portetto, c'è chi si è seguito dal
i piccoli musici di Casazza, Bergamo. Direttore Mario Mora. Il coro eseguirà un canto gregoriano, Ave Maria, di Mario Zuccante in Paradisum, di Mikola Leontovich, Carol of the Bells, American Folk Song, arrangiamento di J. Althaus, Shenando A, e di Hadi Ledbetter, Bring Me Little Water, Sylvie. Thank you.
Con il coro I piccoli musici di Casazza si è conclusa la competizione riservata alla sezione 2 cori voci bianche. La competizione riprenderà alle ore 12 con la prima parte della sezione 1 cori misti maschili, femminili e gruppi vocali.
con la sezione 1, cori misti maschili, femminili e gruppi vocali, la prima parte. Un saluto particolare vorrei rivolgerlo prima dell'inizio del concorso al presidente della Fegnarco Sante Fornasie e al presidente dell'Associazione Cori della Toscana, Fernando Catacchini, presenti qui con noi. La giuria è composta da maestri Peter Broadbent, presidente, Luigi Leo, Luigi Marzola, Carlo Pedini e Cinzia Zanon. E un saluto anche a Carlo Pedini, indimenticato presidente della Fondazione fino al concorso polifonico internazionale di quest'anno. Inizia la competizione il coro polifonico Odegitria di Locorotondo, Bari. Direttore Fiorenza Pastore. Il coro eseguirà di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ego sum panis vivus, di Josef Gabriel Reinberger, Abendlied, opera 69, numero 3, e di Roberto Di Marino, Beata Viscera Marie Virginis.
Corale Femminile Aureliano di Roma. Direttore Piera Lanciani. Il coro eseguirà di Tomas Luis de Victoria Una Ora, di Miklos Kocsár Subtuum Presidium e di Fausto Razzi Voci.
Ensemble Incontrà di Fontana Fredda Pordenone. Direttore Roberto Brisotto. L'ensemble eseguirà di Tomás Luis de Victoria Vere Languores Nostro, di Alessandro Scarlatti Exultate Deo e di Patrick Quaggiato Good Night. Thank you.
con l'ensemble Incontrasti è conclusa la prima parte del concorso riservato alla sezione 1, cori misti maschili, femminili e gruppi vocali. Il concorso riprenderà alle ore 15 con la seconda parte. Un comunicato per gli allievi dello Study Tour coordinato da Benedetta Nofri. La riunione si svolgerà nella sala attigua a fianco dell'altare. Buon pranzo.